Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Natale è una così bella notizia che non ci basta un giorno solo per gustarla tutta. La domenica che cade in questa ottava del Natale ci ricorda che il Figlio di Dio non è sceso tra noi con un paracadute, né per il camino, come la Befana. È venuto passando per una famiglia. E anche questa è una bella notizia, soprattutto se la si confronta con una contraddizione che è sotto gli occhi di tutti. Da un lato, mai come oggi è stato così elevato il numero dei fallimenti familiari, ma dall'altro, e ciò nonostante, pare che la stragrande maggioranza dei giovani metta al primo posto tra gli ideali proprio quello della famiglia. Che dire allora? In questa domenica Dio ci parla con delle storie di vita. Nella prima vi è un bambino di nome Samuele. Sua madre Anna era sterile e aveva supplicato ardentemente il Signore di farglielo avere. Aveva anche promesso che in tal caso gliel'avrebbe messo a disposizione. Infatti ha avuto quel dono, mantiene la promessa, lo porta al Tempio. Un tal modo di fare, oggi come oggi, può lasciare perplessi. In realtà quell'antica storia ci ridesta una convinzione che è sempre d'attualità. Un figlio non è un diritto per nessuno, è dono di Dio sempre e come tale va accolto. Nell'altra storia di vita, vita di famiglia, troviamo Maria e Giuseppe, i quali pure vanno al Tempio con il loro figlio, Gesù, dodicenne. Al rientro si accorgono che il ragazzo non è in carovana con loro. Lo cercano affannosamente per 3 giorni, per sentirsi poi dire, allorché lo ritrovano, «Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero queste parole, afferma il Vangelo. Quando si dice che un figlio è dono di Dio, anzi, che ogni persona della famiglia lo è, non si tratta di una bella teoria da sventolare in certe occasioni. No, è realtà, è dato di fatto. Solo a questa condizione la vita di ognuno in famiglia è garantita nella sua dignità, è al sicuro. Certo, anche nelle migliori famiglie a volte si fa fatica a comprendere qual è il progetto di Dio sulle persone. Non di rado si fa fatica anche a capirsi, ma questo non è sintomo di famiglie sbagliate o malate. Anche Giuseppe e Maria hanno faticato a capire quel figlio che era di Dio prima che loro. Tensioni, preoccupazioni, apprensioni si possono però tenere sotto controllo quando il primo posto spetta davvero a Dio. Perché si sa per certo ormai, Lui, l'Emmanuele, è con noi. Allora le nostre famiglie, seppure con numerosi limiti e fragilità, possono comunque ritenersi sante famiglie. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.